Grazie Mauro, c'è qualche altro intervento? Stiamo dando la parola ai nostri relatori nell'ordine, qui l'avevo fatto prima. Federico Allegretti. Scegli tu di tutto questo una bella lettura. Che cosa ti Una sta a grande mano cuore? mio di questa discussione. No, sicuramente cercherò anche un attimo di toccare quell'argomento dell'esame di maturità, perché è stato, diciamo, un grande spunto di riflessione su molte cose, anche un argomento abbastanza abusato negli ultimi tempi. Parto col dire che come giustamente si diceva, sono estremamente importanti e estremamente complicate. Io purtroppo devo dire, e spiego anche perché, dal basso della mia poca esperienza sia a livello associativo sia conoscenza del mondo della scuola in tutti i suoi aspetti, devo dire che per quello che ho visto, per quello che ho potuto verificare personalmente, politicamente, in questo paese forse regna sovrana un'incapacità pressoché totale di discutere di scuola. Non è il caso di chiaramente questo tavolo, ma all'interno della società civile, all'interno, diciamo, dei comparti della politica stessa, di chi pretende di voler discutere di scuola, non c'è una consapevolezza reale, concreta, e lo dico perché spesso e volentieri mi sono ritrovato all'interno di discussioni nelle quali io, e lo dico con estremo dispiacere perché non penso sia sano, io potevo apparire una delle persone più qualificate a parlare di scuola quando spesso anche sul territorio mi invitavano, perché c'erano molte personalità appartenenti al mondo della politica e alla società civile che pretendevano di voler discutere di scuola ma senza avere un'idea reale, appunto andando avanti per slogan, come spesso si è fatto all'interno del paese. E da qui nasce anche il vizio che va diciamo, poi costituire la base, la discussione su argomenti come ad esempio l'esame di maturità, ma come sull'esame di maturità anche l'alternanza scuola-lavoro. Poi nel caso dell'esame di maturità, ne si parlava qualche giorno fa, un'iniziativa molto interessante dell'FLC, a cui era presente pure Francesco, e si diceva una cosa molto vera: noi possiamo, diciamo, prendere l'esame di maturità e commentarlo, senza sapere poi realmente, i risultati, perché dovremo vederli, nel momento in cui ci sarà per l'appunto il momento dell'esame. Possiamo commentarlo nel merito dell'esame in sé, quindi su tutta la questione della prova integrata, la questione delle buste, la questione della griglia nazionale della valutazione, senza sapere poi realmente quello di cui stiamo discutendo, perché vedremo se effettivamente sarà una modifica positiva o meno, e possiamo commentarlo anche nel metodo, cioè sul fatto che, come ti diceva giustamente prima, è assolutamente una follia che la modifica venga portata avanti a fine gennaio, inizio febbraio, comunicandolo, diciamo, a tutto il comparto della scuola, che deve adeguarsi anche rispetto a un percorso di 5 anni che andava in una direzione differente, sia per gli insegnanti sia per gli studenti che si preparavano a un momento d'esame finale che doveva essere tutta un'altra cosa, con un percorso costruito in quella direzione. Ma al di là di questa discussione, esattamente anche come sulle bocciature, purtroppo sono discussioni fortemente limitate dal fatto che se noi non ragioniamo di come cambiare nella sua interezza il sistema dell'istruzione, rimarranno sempre discussioni circoscritte a una valutazione di parte. Perché oggi dire io voglio eliminare la bocciatura, io voglio fare l'esame di maturità in un altro modo, o addirittura voglio eliminare l'esame di maturità, come secondo me in un modello perfetto sarebbe auspicabile,
adesso inserire queste discussioni all'interno dell'attuale sistema dell'istruzione non ha assolutamente alcun senso dal punto di vista sistemico, perché sono punti sui quali si fonda il percorso per come è costruito in questo momento. Pensare ad oggi di eliminare le bocciature tenendo il sistema uguale per come andrebbe porterebbe il sistema al suo collasso, ovviamente. E per questo invece proprio faccio apposta. Io lo faccio apposta. Se lo si fa apposta fa un senso. Ovviamente. Ovviamente, se si vuole puntare in direzione nichilista probabilmente sì. Però ci sono metodi più efficienti. Oggi noi probabilmente abbiamo la necessità di ripensare al mondo della scuola nella sua interezza, sia dal punto di vista di come si struttura, ma anche dal punto di vista di come si costruisce la discussione in quella direzione. Io sono d'accordo, ed è una cosa che noi come organizzazione abbiamo sempre ribadito, che forse una delle cose che in questo momento serve di più alla scuola, e soprattutto alla secondaria di secondo grado, ma in generale, oltre alla questione dei finanziamenti e la questione della riforma dei cicli, perché è ovvio, è evidente, il fallimento anche della scuola come percorso all'interno della società deriva dal fatto che noi oggi siamo ancorati a un modello che non permette di innanzitutto adeguarci a tutti quelli che sono una serie di cambiamenti, ma che rimane ancorato a un sistema che vede, per esempio, il passaggio tra la scuola elementare, come si diceva, e la scuola media, un passaggio critico, esattamente come un passaggio critico quello dalla scuola media alla scuola secondaria di secondo grado, con un elemento fondamentale che è la realizzazione plastica della degenerazione culturale, in parte, che è il momento dell'orientamento, che è diventato, invece di momento di orientamento scientifico, momento di marketing, anche a causa di tutta quella che è la questione dell'autonomia, perché oggi la gara degli istituti è quella di raccogliere il maggiore numero di iscritti possibile, addirittura per non farsi accorpare ad altri istituti, quindi per tutta una serie di dinamiche anche locali, ma chi ne paga poi lo scotto sono gli studenti, che si ritrovano inseriti all'interno di un modello totalmente dettato dall'esterno per via del marketing che si fa. Noi sappiamo che il marketing è la scienza, una delle scienze della truffa per eccellenza, perché il punto è narrare una realtà evidenziando esclusivamente alcuni aspetti senza indurre una riflessione critica, ma appunto considerando lo studente e le famiglie in senso più largo come una clientela in cui bisogna soddisfare le esigenze più basse. È proprio di questo vizio clientelare oggi la scuola soffre, e forse anche su questo si basa il ragionamento fortemente leghista in Veneto e in Lombardia dell'autonomia differenziata. E sulla scuola l'autonomia differenziata è uno di quei tentativi, in senso particolare, del dare una risposta, del cercare di dare una risposta a una clientela specifica in maniera autonoma. Cioè, qual è il punto? Cosa vuole fare Zaia? Zaia vuole avere il controllo politico del mondo della scuola per cercare di soddisfare questa clientela e di indirizzarla verso tutto quello che è un modo, è un mondo di pensare, di ragionare, di costruire la società civile, che è il mondo leghista in direzione federalista. E anche sull'autonomia differenziata molte cose si potrebbero dire. E noi come organizzazione siamo sempre stati in forte disaccordo, perché è ovvio che non è la direzione che condividiamo, perché già abbiamo davanti un paese a due velocità, potremmo dire, andando a realizzare quella che potrebbe essere, come si dice, la secessione dei ricchi,
rischiamo di veramente arrivare a un punto di non ritorno in cui è molto complesso pure arrivare a contrastare questa cosa con forza, perché poi la verità è che anche per come si sono fatti i referendum in Veneto e in Lombardia, è molto difficile andare dalle persone e dire: ma tu sai cos'è l'autonomia differenziata, sai, noi siamo in disaccordo, ti spiego il perché. Perché se io pongo un quesito referendario all'interno del quale dico: ma tu vuoi che la tua regione sia più ricca, che abbia più risorse, che le tasse che paghi in Veneto rimangono in Veneto? È ovvio che la gente dice sì. È ovvio e naturale, ma perché qualunque persona, diciamo, che non ha un interesse specifico all'interno di un determinato comparto e che fa una riflessione come la stiamo facendo noi ora, ti dice sì. E possibilmente la verità è anche che con l'autonomia differenziata forse le scuole del Veneto avranno anche più risorse, perché questo probabilmente rispetto al resto del paese andrà a concretizzarsi. Ma è la questione culturale e sociale che a noi deve preoccupare, e anche la questione, diciamo, poi dell'unità nazionale, che è un punto che purtroppo soprattutto la Lega, al di là della deriva nazionalista populista che ha preso negli ultimi anni, in realtà ha sempre continuato a nutrire, perché rappresenta in primis quella parte di alta borghesia settentrionale che non ha alcun interesse in quell'ottica solidaristica nazionale e di unità. Questo chiaramente va a configurare tutta una discussione sulla scuola che è fortemente viziata e fortemente preoccupante, anche perché si diceva giustamente non, la scuola in questo momento non è al centro della discussione, e noi lo vediamo. Anche per quelle che sono le discussioni all'interno del Ministero, perché noi all'interno dei tavoli ministeriali ci stiamo. Io che sono al tavolo per l'alternanza scuola-lavoro, lo vedo qual è l'atteggiamento del Ministero rispetto a tutta una serie di questioni. Ed è un Ministero che in questo momento vive una condizione politica di assurdità complessiva, perché è un Ministero all'interno del quale si consuma lo scontro politico interno al governo. C'è un ministero all'interno del quale i sottosegretari e il ministro appartengono a fazioni diverse che cercano di pesarsi politicamente. Io lo vedo sull'alternanza scuola-lavoro, perché quello che fa il sottosegretario Giuliano sull'alternanza scuola-lavoro è arrivare da noi, costruire un tavolo e dire: ah, guardate, facciamo la discussione sulle linee guida dell'alternanza, per provare a cambiare l'alternanza insieme a voi, quindi in concertazione con gli studenti, bellissimo, democratico, orizzontale, in realtà cambiando le linee guida, che non sono la norma, sull'alternanza scuola-lavoro non cambi un bel niente, poi in realtà cioè, puoi andarle a riscrivere, ma nel pratico non è che vai a cambiare l'alternanza scuola-lavoro. Palesando il fatto che si tratta di un'operazione politica da parte, diciamo, dell'emisfero 5 Stelle all'interno del ministro, fatta quasi solo e esclusivamente per pesarsi all'interno di una dinamica totalmente interna al ministero dell'istruzione, perché poi quando tu incontri Giuliano e poi incontri Bussetti ti dicono cose completamente diverse, ma sia nel merito sia nel metodo delle questioni. Per cui è ovvio che nel momento in cui, diciamo, la sinistra in questa grande fase che si deve avviare ora di rinnovamento dovrà andare a discutere di scuola, dovrà farlo trovando degli strumenti nuovi e cercando sicuramente di raccogliere tutte quelle che sono le forze in campo per poter e saper parlare di scuola, perché qui c'è da rimettere al centro la scuola. Non al centro del dibattito, ma al centro della ricostruzione della società civile del paese in una direzione che deve essere fortemente ostinata e contraria rispetto a quella che è la deriva che oggi il mondo della scuola sta prendendo. Ma non tanto perché
domani arriva il ministro Bussetti 2.0 e mette sto qua del mondo della scuola, ma perché quello che si sta facendo ora è una cosa, secondo me, ben più grave, perché culturalmente è più difficile da percepire. Ovvero si sta lasciando la scuola da sola, cioè si sta lasciando il comparto della scuola, il mondo della scuola, e si sta lasciando annegare lentamente, in maniera tale da non far percepire cambiamenti netti e in maniera tale da complicare la ricerca di soluzioni, di risposte a questo atteggiamento.